Esatto. Siamo nella spiaggia pubblica di Flick and Flack. E stiamo per fare un'escursione. Good morning. So this is Joe, of course, like today for the dolphins excursion. We have gonna have an excellent day to Tobene. Stiamo andando a fare appunto l'escursione con i delfini. Spero che l'acqua non sia troppo fredda. C'è il barbecue, andremo ad esplorare la zona di Le Morne. Ci sono tipo 7 persone insieme a noi, o siamo in tutto 7? No, aspetta, perché noi ci siamo in 6, in tutto siamo 7, sì. Siamo pochissime persone, il che è meglio quando si fanno le escursioni. E adesso dovrebbe arrivare la speedboat e portarci a fare i giri. Guarda, vedi che c'è la barriera lì. Bisogna capire il punto dove si è aperta. E di tanto non prenderò mai più una barca in cittadina, mai. C'è anche un arcobaleno per intero. No, adesso non è più intero, adesso è metà. Non possiamo fare il bagno con i delfini, cioè uno è una delle cose che ho sempre sognato. Se non lo faccio adesso non lo farò mai più. Oh. Adesso quindi si fa snorkeling. Cellulare pronto. Con la cover. Eccoli! Sono bellissimi! Oh mio Dio! Non è video. Com'è? Sta bene! Per me che Andrea dice sempre che si sta bene. Ci proviamo. Stiamo inseguendo i delfini ma sono velocissimi. Stanno prendendo tutti in giro, Andrea. Manuel! Beh? Sono spariti. Allez-y, allez-y! Allez, 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 allez! Guarda l'uomo, guarda l'uomo! Ah, ragazzi, sono piccoli! Che oggi è spuntato il sole. Yes. Sì, è bellissimo. Sì, è stupendo. A me piace anche semplicemente stare qua così. Qua sopra, seduta. Faccio una foto prima. Vuole il cellulare con la cover.
Yeah. Sono due, così si fa. Due juice differenti. Questo di frutta. E questo di luppolo. For Italian public, how to cook the marlin? Best marlin. Easy. Easy? Yeah. Just to put on the grill? Yeah. The fire will cook it. Per adesso, diciamo, stiamo accendendo il fuoco. Il sole sta venendo fuori, ha smesso di piovere e adesso vedremo. Oggi lo chef propone marlin con una e poi carbonara carbonara no carbonara carbonara no allora questo è il pane all'aglio, ok, quindi burro e aglio, così violento, qualcosa di molto sano e salutare, perfetto. E lì stiamo a cercare, comunque il clima è assolutamente variabile, fuoco direi che siamo ben messi. Ma che bel tatuaggio che ha lui. Stavo parlando con i ragazzi chiedendogli appunto un po' di informazioni sull'isola, sulla lingua. Allora, come base a Mauritius si parla inglese, cioè è la lingua ufficiale, l'inglese. Ci sono tanti francesi e tutto quanto, l'isola era francese tantissimi anni fa, quindi comunque parlano bene tante lingue, 3-4 loro bene o male ne parlano, francese, inglese, poi dipende, creolo, ma loro preferiscono parlare inglese. Mentre a Réunion si parla francese, perché l'isola è di base francese. Via col pollo. Dodo. Dodo. È dodo, ecco perché si è estinto il dodo. Andiamo a vedere il barbecue. Tutti gli uomini sono qua. Fantastico, perché tutto semplicissimo. Vai lì. È bellissimo il barbecue, sì. Poi in mezzo alla foresta, lì c'è la spiaggia e ci siamo messi lì sotto quel tendone. Io voglio il barile. Ma che profumo viene, sì, il barile è così, vero? Sì, e visto come lo fanno qua, tutto proprio semplicissimo. Allora, lo chef dice che il pollo l'ha condito con un po' d'aglio, un po' di salsa di soia, differenti erbe aromatiche indefinite, zenzero e basta, mi sembra. Zenzero deve dargli un sapore particolarissimo. Sì. Guarda che bella faccia che sta prendendo. Anche l'occhio vuole la sua parte. Eccole le lumache di mare, guarda che belle. Ed è arrivato il momento del marlin. Condito con senape? Mustard? Mustard. Con senape. E delle erbe, anche quello, mi sembra di capire. Qua intanto vedo che stanno scroccando il barbecue anche gli altri che ci stanno rubando dello spazio, però guarda che bello che è il marlin. Ecco, vedi, li ha sfrattati. Birretta Phoenix per Andrea. Io ho trovato questo succo di frutta 100% di uva bianca. Questi bicchieri sono fantastici, quelli per la barca. Cazzo, cosa so? Perché 210 km. Queste baguette con burro e aglio, altre spezie, insalata, würstel, vino del posto. Qua c'è il pesce, marlin e il pollo. Yummy! Il mio dessert mauriziano preferito. Banane grigliate. Le avrà grigliate adesso perché... Le grigliate adesso? Sì, erano lì fresche prima. Abbiamo mangiato un bel po', quasi finito tutto. E invece del miele, questo credo che sia zucchero. Siamo venuti a fare un giretto a Grand Valle,
e non ho ripreso niente perché è successo un disastro. Sono arrivate 5-6 camionette della polizia per una rissa. Della polizia per una rissa a questo concerto di musica reggaeton. Adesso stanno andando via, c'era anche l'ambulanza, ne hanno arrestati un paio. E è stato abbastanza brutto vedere tutto quanto, no? Violento. Proprio qua la polizia non scherza. Ci vanno giù pesanti. Allora qua in un attimo sono arrivate due camionette con quattro con uomini a bordo. E sono usciti. Cili e manganelli e patim e patatim e patatam. E comunque adesso torniamo in hotel, almeno stiamo tranquilli. Tutto il casino è successo proprio fuori dal ristorante, perché tutto qua intorno, praticamente, questa è la spiaggia. E là il concerto. Esatto, là c'era il concerto e di fronte c'è questo ristorante dove abbiamo cenato noi, perché ci sono. È molto carina come città. È forse la città più, tra quelle che abbiamo visto fino adesso, la più viva. Un po' più viva, esatto. Ci sono un sacco di ristoranti, un sacco di locali, fanno un sacco di concerti in spiaggia. E niente. Cosa che succede? No? Una piccola avventura. Esatto. Tu avevi detto in quel video in Italia. Aia, stavo per cadere. Quel video in Italia che non sarebbe stato un viaggio avventuroso. Io ho detto, non so, che tutti i nostri viaggi diventano belli avventurosi. E questa è un'esperienza più che un'avventura. Questa è un'esperienza. Dai. Sì, no, questa non è un'avventura, è un'esperienza. Perché io non sono uscita così a dire. So che sono conciata malissimo questo momento, non sono uscita. Ma se sei bellissima. Questa è la camicia di jeans di Andrea. In questo momento sei blu cuffetta. Perché sì, questi perché neon. C'è un altro locale. Sono blu anch'io, guarda. Sì. Finisco la sigaretta perché lì c'è benzina. Sì, dobbiamo prendere la macchina qua dal benzinaio. Abbiamo un'ora di strada perché il Gran Baie. E io dico Gran Bay. Gran Bay. Gran Baie. Gran Baie. Perché è Blue Bay e Gran Baie. Ecco qua un'altra camionetta della polizia. Oh signora, ancora. Sì, comunque Gran Bay è a un'ora da dove siamo noi. Noi siamo a Flick and Fly. Siamo a Flick and Fly. Mi ero vestita tutta carina, ho messo il jumpsuit, però avevo un sacco di freddo, cioè non freddo, sì, fa fresco, e quindi ho messo su la camicia di jeans di Andrea. Torniamo in hotel. Abbiamo scoperto un'ultima cosa, devo dire. Quale? Quale? La nostra nano macchina scatoletta di Tom. Schifo. Ha i sensori di parcheggio. Sì, il che incredibile. Siete pian piano, punti su punti. Sì, cioè. Incredibile. Quando abbiamo sentito sono girata da Andrea, ci siamo guardati. Ma questa macchina ha i sensori di parcheggio. Oh mio Dio, ci credo. Buonanotte. A te. Quello era il concerto con tutta la gente. Era reggaeton. Di reggaeton. Sì. Io ero felicissima quando siamo arrivati perché c'era la mia musica. C'è la party animal? Sì. Ai 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 ai. Problemi alla macchina. Non è serata. Che cosa? Niente di preoccupante. Si è staccato un pezzo della macchina, ma praticamente cos'è che si è staccato? Nel passaruota interno c'è un pezzo che struscia così, ma va bene. Niente di preoccupante. Se vedi c'è un pezzo grosso così che pensa. Che balla. Era quello il rumore che sentivo, infatti non capivo. Niente di preoccupante, vai. E deve essere stato un rally che. Niente di preoccupante. Manca un pezzo alla macchina. No, no. Già una macchina scrausa. Esatto, ma te l'ho detto che è una scatoletta di tonno questa. Come quieres che te quiera.